La lezione di quest'oggi riguarda le espressioni logiche, proprio come una susseguirsi di proposizioni logiche connesse dai connettivi logici. Quali sono le proposizioni? Quelle frasi a cui si può dare il valore di verità, di vero o falso, quindi non ambigue, e noi possiamo collegarle con i connettivi logici o con delle implicazioni. Quindi un'espressione logica è ottenuta da più proposizioni logiche connesse da connettivi logici oppure da implicazioni. Questi sono degli esempi in cui avete la proposizione A e la proposizione B, oppure la non A, la proposizione A, oppure la proposizione B e la proposizione C, e avanti di questo passo. Ricordiamoci che ci sono delle precedenze quando avete una frase cosiddetta espressione logica. Ovviamente se ci sono delle parentesi, prima si fa quello che deve essere fatto nelle parentesi, ma qualora non ci fossero le parentesi, questo qua è il giusto seguirsi delle precedenze. Non e oppure implicazione. Doppia implicazione. Se in una parentesi si ha una parentesi totalmente negata, prima si calcola il valore di verità del contenuto della parentesi, dopodiché si nega quel valore. Quando abbiamo da fare un esercizio di logica con le espressioni logiche, ricordiamoci di mettere sempre l'espressione A, l'espressione B, un'eventuale espressione C, un'espressione D. E poi costruirci le colonne che ci servono nella espressione finale. A noi serve la non A? Benissimo, ci costruiremo l'espressione non A. Serve la B? Abbiamo già la B e quindi affianchiamo poi le colonne che ci servono, le coloriamo magari come ho fatto io e ci costruiamo la colonna non A oppure B. Le due espressioni logiche si dicono equivalenti se hanno la stessa tavola di verità. Questa è la tavola di verità di questa espressione, quindi ogni espressione avrà una propria tavola di verità, anche molto lunga, eh? Potrebbe essere anche molto molto lunga. Buona giornata.